Roberto Drezza, direttore del CIEV, il Collegio Imprenditori Edili del Veneto, un'associazione sorta nel 2018 per volontà di un gruppo di imprenditori veronesi e col tempo ampliata alla compagine del Veneto. Il CIEV raccoglie in questo momento una settantina di imprese sul territorio veneto, principalmente di Verona, tutte imprese accomunate da un'unica direttiva che è quella dei lavori pubblici e con le problematiche dei lavori pubblici. CIEV fa parte di Confapi e Confapi Agnem, si occupa soprattutto della parte legislativa degli appalti pubblici. Il presidente del CIEV, che è Giammattia Bartelli Giancarlo, è anche vicepresidente Agnem nazionale e per il Confapi Agnem abbiamo la delega al legislativo per quanto riguarda gli appalti pubblici, i contratti degli appalti pubblici e il regolamento degli appalti pubblici. Sì, 2020-2021 sono stati anni, ahimè, segnati dal Covid per tutte le imprese del comparto, ma non per quanto riguarda la produttività delle imprese. La maggior parte delle nostre imprese, soprattutto quelle che lavorano sulle infrastrutture, hanno sempre lavorato durante il periodo della pandemia e non hanno risentito delle chiusure. Diciamo che la gran parte che ha risentito della chiusura sono state quelle che lavorano soprattutto per il civile, non quelli che lavorano per l'infrastrutturale. Per cui di fatto sono stati anni in cui le nostre imprese hanno sempre lavorato e hanno sempre prodotto e mantenuto, diciamo, lo standard occupativo che avevano. È stato soprattutto un anno intenso, ed è tuttora un anno intenso, ma soprattutto i primi mesi della pandemia, per quanto riguarda l'aggiornamento delle normative che venivano emanate dal governo, che solitamente venivano emanate, non so perché, ma la sera tardi, per cui c'era un lavoro notturno del nostro collegio e di tutti i collegi diciamo nazionali, affinché per riuscire ad aggiornare in tempo utile le imprese che l'indomani dovevano far fronte con l'inizio dei cantieri anche con i nuovi protocolli di sicurezza per quanto riguarda il Covid. Per quanto riguarda il futuro, 2022 e oltre, diciamo che abbiamo una visione abbastanza rosea, soprattutto per gli interventi e i finanziamenti che il governo ha messo in atto col PNRR e tutti i finanziamenti che sono stati accantonati o comunque che andranno ad incidere sul mercato delle infrastrutture. Pensiamo che ci sarà un rilancio al nostro settore, un rilancio molto importante, talmente tanto importante che siamo preoccupati di non riuscire a far fronte come imprese a tutta la domanda che ci sarà, soprattutto perché ci vediamo, abbiamo tutti la problematica dei dipendenti e degli operai da mettere a disposizione per eseguire tutti i lavori che ci saranno da eseguire. Uno degli obiettivi del CIEV, per cui in questo periodo e in questo momento, è creare una sinergia con le scuole edili del territorio e anche con le altre associazioni che ci sono a livello locale per dei progetti di formazione sulle nuove leve future. Quindi dei progetti di formazione dedicati alle figure che le imprese ci chiedono e dei progetti finanziati da alcune società private per la formazione del personale.